Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video sul mio canale. Sono sempre Andrea e oggi vi porto in un posto molto particolare. Tutti sanno quali sono i fiumi più lunghi del mondo: Nilo, Rio delle Amazzoni, Mississippi. Fiumi che superano i 6.000 km, tagliano continenti, attraversano una marea di nazioni. Oggi invece vi porto in quello che è segnato come il fiume più corto del mondo, nel Guinness World Record in negativo, cioè il fiume più corto del mondo si trova in Italia e si trova sul lago di Garda e ora vi porto. Ecco, sono arrivato. Vi ho fatto vedere delle bellissime strade arrivando qui. Ho dovuto guidare per 50 km da Desenzano, dove mi trovo, a Cassone, che è una frazione di Malcesine. Sono uscito senza giubbotto, pensavo si stesse bene, invece c'è un vento. Questo è il monte più alto della provincia di Verona, il Monte Baldo. Il fiume inizia qui e finisce lì sotto. Pensate che ogni Natale qui organizzano un presepe che è più grande del fiume. Partono da una sponda all'altra del fiume e lo occupano tutto. Tutto il presepe è sull'acqua, ovviamente. Punto zero del fiume. E lì sotto finisce. Tutto qui, dicevo, d'inverno mettono il presepe sull'acqua, su tutto il corso dell'acqua fino alla fine. 175 metri di presepe. Ora vi faccio vedere tutto il percorso del fiume ed è attraversato da tre ponti. Il primo è questo. Il fiume Aril, che scorre interamente nella frazione di Cassone, del comune di Malcesine. E parte da lì, attraversato da tre ponti, e sfocia lì nel Garda. Questo fiume è ricco di trote che finiscono poi direttamente nel lago. E questo è il terzo ponte. Il fiume finisce qui e inizia il lago. Potete vedere lì sopra il Monte Baldo. Il video è abbastanza corto perché non c'è moltissimo da dire su questo fiume. È attestato che è il più corto del mondo. Ce n'è un altro in Georgia che è lungo 27 metri, ma leggendo su internet hanno approvato che non è un vero e proprio fiume. Quindi, secondo le statistiche, secondo il Guinness, questo qui è il fiume più corto del mondo e le persone vengono per farsi le foto. Il posto è molto piccolo, però è molto bello. Poi qui sul lago di Garda tutto è bello. No one can tell me that this isn't where we belong. It must be love.
Il video finisce qui. Spero di avervi raccontato una cosa molto particolare. Da questo video in poi, per tutti i miei prossimi video, anche nei prossimi viaggi, ogni video sarà tradotto in 4 lingue, in modo che tutti i miei follower possano capire cosa racconto. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e commentate se avete domande. Noi ci vediamo al prossimo video fra qualche giorno. Ciao!